Ho trovato questo oggetto nella spazzatura. Sono sicuro che funziona. E infatti funziona. Però non bascula, che secondo me è il motivo per cui è stato... Ah no, bascula. Ah, ha provato a basculare, ma è sicuramente c'è qualcosa di sganciato dentro. Ora vediamo perché. È un plasticone de merda. Però è bellino. Anni 70, evidentemente. E quindi adesso andrà smontato e verificato. Io do molta importanza ai ventilatori perché... avremo un'estate sicuramente pazzesca dal punto di vista del caldo. Ora, come si smonta questo oggetto? Dato che non vedo... ecco, sì, vedo due viti. Dubito che riusciremo a salvare... Ah, ma c'è una vite nascosta qui sotto, bastardi. Quando nascondono le viti io divento un animale. Divento una bestia inconsueta. Diciamo che qua non c'è niente, c'è solo l'interruttore e i fili, quindi molto semplicemente lo richiudo. È veramente un plasticone de merda, io temo che non durerà. La situazione è grama, perché qua non abbiamo altre viti se non queste due che sono già state... smazzate, perché questa è diversa. Mi serve un cacciavite a croce, la croce. Cacciavite con attaccate già delle viti, quindi già pronto all'uso. Ora, questa vite è fatta così, mentre questa vite è differente, quindi qualcuno ci ha già messo le mani. Percepisco viti nascoste sotto cazzi di ogni tipo. C'è questo cazzetto bianco e poi ci sono questi due altri cazzetti qua nascosti. Secondo me questi sono dei... dove cazzo è? Sono dei tappi che vanno rimossi con odio. Sì. Perso per sempre. No, comunque no. È un cazzetto gommato, un gommino del cazzo. Un cazzo gomma. Quindi ora forse questa vite mi permette di scoppolare il resto. Vite lunghissima. Ecco qua. E questo si decoppola? Ovviamente no, perché ci sono anche queste due. Ci sono anche gli altri cazzetti. Sono duri come la merda. Ecco, questo è caduto. E questo pure. Ok, nutro speranze. Ora qua abbiamo una vite a taglio. Di dimensioni gigantesche. Questo non ci passa? Beh, ma noi ce la facciamo passare lo stesso. Però ora sì che si sta aprendo. Che montaggio atroce. Questo si è svitato, questo no, logicamente, perché deve esserci sempre il cazzo nel culo. Che viti del cazzo. E ora? E ora perché questo non esce?
Lascia perché c'è questo che sicuramente va. E va pullato. E ora lui sì che esce. E abbiamo un... abbiamo un bolo. Ed ecco che infatti si è spezzato il supporto oscillante. Come volevasi Dio mostrare. Se fossimo delle persone degne potremmo anche togliere questo. So già che mi farò malissimo. Ecco, questo l'abbiamo tolto anche. Ma questa cosa non esce. Vediamo se riesco in qualche modo a sganciare questa merda. No. È un troiaio. Troiaio, già mi stanno venendo dei nervi pazzeschi. Ho dei nervi pazzeschi. Ah, questo viene via così, proprio con l'odio. Che schifo. Ed ecco abbiamo il motore, che è un po' duro, va unto, e poi abbiamo ovviamente questa parte di plastica che si è spaccata, e l'unica cosa che possiamo fare è provare a reincollarla, ma sarà... sarà atroce. Vediamo se e come gira. Ok, tiriamo in su. E infatti lui, la parte sotto, vedete, gira. È questa parte rotante che si è spezzata da qui. E noi dobbiamo assolutamente riparare questo ventilatore. Come fare? Come fare? Urtando la telecamera. Poi abbiamo i fili della velocità saldati al contrario, per cui quella al centro è la più veloce e questa è la più lenta. Dovremmo correggere anche questo difetto. Vorrei togliere questo filo. Va bene. Che sinceramente non so cosa sia, perché... ah, questo si leva così. Ottimo, e guardate che bello. Guardate, c'è... qui c'è la magia. C'è il grasso magico, guardate. È ancora sano. Che bello, guardate che bello. Fantastico. Questo glielo rimettiamo, ti è. Il problema è come fare con questo, che sarà sicuramente unto di grasso. E questo è un vero problema, perché questo non esce. A meno che non ci sia un pirlo qui. Sì, c'è un pirlo estraibile sotto il grasso. Se riesco a estrarre questa molletta posso sfilare il cazzano. Io sfilo questo molletto, ok,
che non è una molletta, questo è un molletto, ecco fatto, vedete il molletto? Questo è un molletto, ha un nome particolare che non ricordo, solo che questo non esce manco per il cazzo, e se faccio leva qua sicuramente io rischio, no, esce, se esce lo facciamo uscire, ed ecco, è lui. Esce con una violenza inaudita forse. Ecco fatto, estratto il pezzo. Ora posso sgrassarlo e rimontarlo. Io lo sgrasso, lo pulisco per bene, poi lo riempio di colla bicomponente e rifaccio questo supportino, lo rincollo e me lo incollo dove so io. Questa anche è una mollettina sotto, che ora estrapolerò. Ecco fatto, anche questa molletta è venuta bene. Via. E ora abbiamo il pezzo pronto per essere reincollato. Vediamo se si può fare con violenza. Vedete, io l'ho ficcato e lui già sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Per cui si tratta solamente di sgrassare, pulire bene e reincollare. Cosa che farò immediatamente. Immediatamente. E cosa c'è di meglio che usare una meraviglia della tecnologia come la pulitrice ad ultrasuoni, come la pulitrice ad ultrasuoni, di cui mi piacerebbe trovare tanto il cavo di alimentazione che non ho. Bestemmio, io bestemmio. Sono costretto a cercare un cavo ogni volta, ogni fottuta volta che mi serve fare una cosa. Io devo cercare un cazzo di cavo. Un cazzo di cavo ogni volta. Ok, ora versiamo il liquame di cloaca. Il liquido pulente che è sgrassatore diluito. E ovviamente, come potete osservare, sono un coglione. Sono un coglione pazzesco. Sono veramente un coglione. Sono un coglione. Sono un coglione. Sono un coglione. Sono proprio un coglione. Ma si può essere più coglioni di me? No. Sono un coglione. Ehi, ma qua suona vuoto, cosa ci sarà qui sotto? Bene, abbiamo lavato il pavimento. Che bello lavare il pavimento quando uno non vuole lavare il pavimento perché? Perché si è coglioni, coglioni senz'anima. Sono un coglione senz'anima. Ora vaffanculo, sto cazzo di liquido. Oh, vai a fare in culo. E che cazzo. Ora, siccome è poco. Io mi sono dotato di una fornitura di sgrassatore, quindi questo adesso glielo verso e farò un verso mentre glielo verso. Ecco, toh, ti è. Ne lascio un po'. E ora che ho ricostituito la quantità che mi permette di sommergere questi pezzi, io posso avviare la pulitrice ad ultrasuoni della Vevor, che trovate in descrizione, troverete il link. È un macchinario secondo me necessario a volte. Temperatura e 10 minuti. Ci vediamo fra 10 minuti, in realtà ci vedremo con voi fra pochi secondi. La pulitrice ultrasuoni ha fatto il suo porco lavoro. E anche pulito benissimo questo ingranaggio che era sporco di grasso, che va messo qui. Io nel frattempo ho pulito tutto qua con il WD-40, ho oliato per bene, adesso il motore gira, che è una meraviglia. Interessante questo meccanismo. Quindi siamo pronti a rimontare adesso questo qua. È asciugato bene e potrò incollarlo. Ho deciso che userò l'attack.
perché è una superficie molto liscia e poi forse creerò un rinforzo laterale in qualche modo, non lo so. Comunque per adesso userò l'attack. L'attack va preso. Quindi prendiamo l'attack. Ora noi con questa colla cianoacrilica, con questo cianoacrilato, salderemo questa parte. Ecco. Ne ho forse messa troppa? Non lo so. Sembra fare il suo mestiere. Vedete, sto stringendo con odio. A questo punto lo lasciamo riposare perché è meglio che si asciughi completamente, mentre io faccio di tutto, come vedete, per perdere le viti. E vedo che devo pulire anche questo. Pulirò pure questo. Con questo stesso straccio smerdato di merda. Ma io lo butto nella vasca oltrasuoni e vediamo come viene fuori. Con tutto il grasso lurido. Ormai ci stiamo abituando ad ottenere delle incredibili vittorie socialismo lui. Tutto ciò è meraviglioso, mentre qua la pulitrice ha finito. Ho dovuto togliere il cestello ed ecco che è venuto, devo dire, pulito. Bene, ora lo sciacquo e rimontiamo tutto. Uno potrà dire, asbesto, ma cosa c'è di particolare nel riparare un ventilatore? E io vi dirò, niente, non c'è niente di strano, solo che ormai non lo fa più nessuno. Nessuno fa più queste cose. E quindi gli oggetti vengono semplicemente, vengono gettati via. Nessuno ripara più oggetti semplici come un ventilatore, preferisce buttarli via. Ecco, e tutto ciò è veramente, è atrox, è una cosa atrox. Basta così poco, basta un minimo di delicatitudine e abbiamo un ventilatore funzionante. Ora qua è da asciugare, ma ce ne sbattiamo, lo rimontiamo e via. Qui abbiamo pulito anche i vari pezzi. E ora vediamo se riusciamo a rimontarlo, perché qua non è facile, perché qua questa va dentro così, questa va dentro così, poi questo va all'interno, questa. È un sistema di incastri che mi sa molto di progettazione giapponese, perché di solito sono i giapponesi a inventarsi queste cose così strane. E ora lui dovrebbe essere messo così, perché poi questo deve entrare nei pirli. E sono a posto e mi suona il telefono. Quindi adesso è relativamente semplice, si tratta di ficcare il ventilatore e soprattutto di avvitare questi cazzi di ottone nella loro posizione orofecale, poiché essi mantengono in posizione ciò che deve stare in posizione. Vediamo se riesco a avvitarli.
Ok, ci sono riuscito. Non è per niente facile, ve lo assicuro. Perché chi ha inventato questo sistema deve avere una mentalità contorta. Contorta proprio... Vedete? Vedete? Poi uno deve bestemmiare. Ora, chi cazzo ha inventato un sistema così? Come cazzo si fa a inventarsi un sistema così merdoso? Questo lo avvito ed è fisso. E ora questa griglia malnata, creata da malnati, deve tenere in posizione grazie unicamente alla forza del culo, alla forza del culo del coperchio posteriore di dietro, che deve essere ficcato. Ma io sicuramente mi starò scordando qualcosa di essenziale, per cui dopo sarò costretto a smontare nuovamente tutto. Io lo so, qui abbiamo un pirlo che si ficca. Qui devo provarci con il cacciavite, sperando nella forza del magnetismo. La forza magnetica mi ha assistito e posso avvitare questa parte del coperchio. Ora qui abbiamo un tappo, glielo metto davanti. E non entra. Allora glielo metto davanti e non entra. Allora forse è questo. Ed è entrato con violenza, come se non fosse mai più possibile adesso smontarlo, perché... Allora gli devo mettere anche questi tappini. Questo è entrato bene. Ora gli metto quest'altro tappino. E questo. Questo è entrato storto. Perché, Dio, perché? No, ma ti ho inventato questo sistema... È un vile, è una carogna vile. Va bene, è entrato vaffanculo, eh? Ora c'è il tappino di questa vite, che ovviamente vola via. Rimetto il tappino di questa vite, è ovviamente storto, ma me ne fotto il cazzo e le palle. E poi abbiamo le due viti qui sotto. Impossibile da avvitare, ma noi ci siamo riusciti con la forza della rabbia. Nella rabbia ci vuole rabbia e disgusto, ci vuole schifo. Bisogna provare dello schifo. Schifo per chi ha progettato questo ventilatore, che secondo me è un progetto giapponese copiato dagli italiani, oppure acquistato di sampianta a Hong Kong. E adesso lui è pronto per il funzionamento, ma c'è un'ultima cosa che dobbiamo sistemare. Intanto devo mettere questo così, che deve andare su e giù, ma ovviamente non entra. Perché non entra? Perché Dio è un p***o. Ecco, ora è entrato. Ora dobbiamo invertire i collegamenti qui dentro, perché qualcuno li ha invertiti e quindi... vanno rimessi a posto, perché le due velocità sono differenti, sono in posizione antitetica. Ecco, io presumo quindi di dover invertire, e mo so cazzi, che devo invertire qua? Devo invertire i rossi? Probabilmente devo invertire semplicemente le posizioni, e quindi ci provo con il saldatore della stessa epoca. Questo qui e questo qui. Quindi questo filo rosso che è sotto, io adesso glielo saldo sopra. E questo filo rosso e nero che era sopra, glielo saldo sotto. Così dovrei in teoria aver invertito le posizioni. Saldatura di merda con lo stesso stagno vecchio, vaffanculo. Quindi ora se io adesso lo provo così al volo, non funziona perché non c'è la spina messa. Quindi adesso se io lo provo al volo, gira e bascula, perché sono un coglione, non ho staccato questo. Sta girando piano, ma ora va veloce. Abbiamo conseguito una vittoria del socialismo lui, perché tra l'altro questo
ventilatore di sicuro è dell'epoca del socialismo lui, è della stessa epoca. Qui abbiamo dei piedini di gomma tipo ventose. Abbiamo finito, abbiamo vinto. Ora una pulita alla base e abbiamo un ventilatore nuovo. Era putrefatto e adesso è nuovo. Questo sgrassatore giallo è il migliore dell'universo. Ma è bellissimo. Abbiamo un ventilatore bellissimo. Ecco. Ecco che cazzo la spina. Fanculo. Prima velocità, come vedete, quella al centro alla riga piccola, e va piano. Fa già una bella aria. Seconda velocità, aumenta. Fa un sacco di aria. E adesso bascula pure. Bascula, bascula, bascula. Gettato via in quanto non più oscillante, qui manca un'etichetta, ma tutto sommato sono molto contento perché mi piace l'estetica di questi oggetti anni 70, è bellissima, i colori sono fantastici e soprattutto non hanno le griglie del cazzo fatte perché chi ha i bambini poi, ah poverino, si fa male col dito, ma vaffanculo ste leggi del cazzo. E quindi passa un sacco di aria da queste griglie così larghe, e quindi fanno molta più aria, e quindi sono molto più, assai migliori, ancor di più poscia, specialmente per l'estate che arriva. E sono anche molto più silenziosi, perché, cioè, guardate quella cazzo di reticella, non fa passare un cazzo di aria, ma proprio niente, una merda. Se io tolgo quella copertura, il vento che genera quella ventola è pazzesco, invece no, è castrato, è fidel castrato da questa griglia perché i bambini non devono poterci mettere le dita, ma vaffanculo. E quindi eccolo qua, AEP oscillante, chissà da dove viene, chissà che etichetta c'era qui, è proprio fatto brutale. Guardate, questa parte è stata molata brutalmente per fare presa, è proprio una costruzione modello 056, 30-40 watt, veramente bello, è solido, è sano, ci sono delle plastiche un po' spaccate, ma io qua sotto, oltre alla vite, l'ho anche incollato alla base, quindi in teoria dovrebbe durare un po' di più. Mi piace, anzi, dirò che mi piace. Quindi abbiamo un altro alleato contro il caldo dell'estate che arriverà. Ed ecco, cercando ventilatore AEP troviamo il nostro modello 056 qui, con un colore diverso, venduto da dei malati di mente di Vintage Design, la coppia 380 euro, ma questi sono dei pazzi scatenati. Qua ne vediamo uno simile con la stessa base ma la forma diversa. Comunque sì, siamo negli anni 70, ce ne sono diversi tipi, questo ha la stessa base ma forma differente, idem per questo qua, la AEP, questa è un'altra forma ancora con la stessa base, si divertivano evidentemente a fare le basi, cioè a usare la stessa base per fare poi il ventilatore. Eccola qua il nostro, e oh, qui addirittura su Etsy si trova nuovo con l'imballaggio, no, è diverso questo qua, sempre AEP, perché il nostro è tipo quadrato con questa forma fecal. Ne ho trovato uno in vendita, se non mi sbaglio, è lui? Sì, sembrerebbe lui. Eh sì, è proprio lui. Non 380 euro, ma 40 euro. Per giunta a Vigevano, guarda un po'. Mio paese d'origine. E da queste foto si deduce che la scritta di lato che manca... Ah, guardate, questo ha i numeri. 021. Allora era fatto proprio così.
Però lì è strano perché invece ha la tacchetta. Vabbè, comunque me ne sbatto e qua c'è una qualche sorta di dicitura che non si riesce a leggere ovviamente perché le foto su subito fanno cagare e non c'è modo di vederle più meglio. Bene, grazie, avete visto questo restauro di ventilatore, una cagata assolutamente inutile che però funziona e quindi io sono molto felice e godrò di questo oggetto magnifico che mi rinfrescherà gratis perché l'ho trovato gratis, esattamente come lui e esattamente come, beh, una buona parte di ciò che c'è in questo laboratorio.